Fashion Charity at VM Mag oggi con Camilla Filippi, attrice. Buongiorno e benvenuta. Come stai, Camilla? Bene. Senti, vedo che hai già i capelli rossi. Quando ci siamo conosciute qualche mese fa, tu avevi i capelli biondi, sei tricologicamente instabile? Assolutamente ho un enorme problema con i capelli. Cioè, diciamo che Ma 3 settimane. 3 settimane, ma è per motivi di, cioè, tuoi personali, perché ti piace cambiare, o anche per motivi di scena, insomma, per lavoro? Uso il lavoro come scusa, ma Come non è alibi. un problema personale. Senti, cosa stai facendo di bello in questo periodo? Hai finito la promozione, giusto, del film Viva l'Italia? Forse sei in promozione per qualcos'altro? Sta per Sì. partire qualcos'altro? Sono in promozione che è uscito il weekend scorso dell'Amore Imperfetto, Francesca Mucci con una foglietta e ho finito uno spettacolo teatrale che riprenderò a gennaio, a fine gennaio, inizio febbraio a Roma, che si chiama Stitching con Paolo Sassanelli. Ok, perfetto. Senti una cosa, tu sei, si parte subito con l'insulto, diciamo, provinciale, nel senso che vieni dalla provincia, perché sei di Brescia, però vivi a Roma, giusto? Sì. Ti capita di tornare a casa tua qualche volta? Assolutamente sì. Peraltro, se parliamo appunto di moda, a Brescia c'è una signora che si chiama Roberta, Sì. che chiamano tutti Penelope, che è un grosso guru della moda, è una grande Ah, talent scout di talenti di moda. E io ai suoi negozi a Brescia vado, mi vesto, ho scelto il mio abito da sposa, mi ha vestito lei, insomma, cioè, quindi oltre torni che. anche per questo. Sì, E tornerai adesso oltre a breve durante le vacanze di Natale, o le fai a Roma le vacanze, insomma, così? Non che. Non abbiamo ancora deciso, cioè, è sabato deciso. su si farà, poi boh, non so. Ok, senti, a proposito di armadio, quali sono i tuoi stilisti preferiti? Se ci sono, cioè, tu sei un tipo che compra appunto in base al nome, in base al capo, quindi poi non so, abbini alto e basso, tra virgolette. Abbino alto ba e basso, devo dire che ci sono degli stilisti che, insomma, che preferisco, ma non, cioè, per la linea proprio dei vestiti che fanno. Sì. In questo periodo mi sento, cioè, sento molto che la moda di Grifoni mi rispecchi Sì, ok. parecchio. Infatti l'ho scelto per la conferenza stampa di Viva l'Italia, ma lo scelgo anche per tutti i giorni, perché secondo me ha un buon equilibrio. Poi chiaramente, cioè, che ne so, sono pazza di Yohji Yamamoto, perché ha una linea quasi, insomma, mascolina che mi piace molto. Mi piace. Ma tu hai una stylist o fai tutto da sola? No, io faccio da sola, ma ho anche chi mi aiuta, Beh, tu ovviamente. sei della bilancia, per cui comunque diciamo che il senso dell'estetica in qualche modo ti Sì, guida. sono anche Si ascendente dice. bilancia, Vabbè, quindi effettivamente assolutamente perfezionista, proprio coordinata dalla punta del capello fino alla scarpa. Va bene, torniamo fra qualche minuto se ci cercate su Fashion Chat and the City con Camilla Filippi. Grazie, fra 5 minuti siamo nuovamente online. Grazie ancora, Camilla. grazie. Andiamo.